Antenore, più energia per il futuro. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, Abano Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva. Cure inalatorie, insufflazioni, inalazioni e fangoterapie, con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e otorinolaringoiatria. Convenzionato USL, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole, aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049 866 96 71. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, via Flacco 31 e 72, Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming. Qua pronti, buongiorno, benvenuti anche oggi nel nostro appuntamento di Tutto di Più, come sempre in diretta qui a Caffè TV 24, la TV del Nord Italia, la TV dove potete seguirla nei nostri canali nel 112 e nel 95, poi nella Smart TV o per chi ha il TV. Allora, intanto dobbiamo salutare un po' tutti coloro che insomma sono in vacanza, perché tanti sono in vacanza ma tanti anche sono a casa. Oggi poi abbiamo una trasmissione di quelle come sempre molto particolari. Saluto il mio co-conduttore Michele, buongiorno caro Michele. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ciao, sono qua anch'io oggi, ogni tanto compaio. Sì, no, anche perché sei sempre molto impegnato con la scuola. Mercoledì faremo un collegamento con la scuola, con la Summer School, e faccio vedere i ragazzi che preparano dei piattini. Ah, che meraviglia. Ma sono degli studenti che vanno là apposta per capire come si prepara. Bello, 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 quindi mi piace molto. Presentiamo subito l'ospite, siamo tutti quanti quindi pronti a scendere dal nostro cavallo ed essere cavalieri. Presentaci questa ospite qui. Allora, la nostra prima ospite è Olga, che adesso gli passo il microfono e si presenta lei per le sue capacità. Prego. Buongiorno, sono Olga German e sono una bartender da 15 anni e lavoro a Venezia in centro storico vicino a San Marco, all'hotel Saturnia. Però spiegami un attimo, perché sai, noi magari possiamo conoscere un po', però hai un termine che è un po' particolare. Tu sei una bartender, una bar lady di preciso. Cioè, spiega un attimo che cos'è la bar lady. Mi occupo di preciso di mescilazione, di fare i drink, i cocktail, far divertire la gente, diciamo, bevendo un buon drink. Ah, bene, quindi sicuramente oggi ne vedremo, come si suol dire, delle belle. Sì, bene, ci proverò. Quindi vedete, abbiamo sempre delle belle novità che ci vengono a trovare. Poi passiamo il microfono. Possiamo invece all'altro. Sì. Buongiorno a tutti, sono Gianni Rebecca, sono di Abano Terme, lavoro presso il Vittoria Club, presso il gruppo GB Terme Hotels, gruppo Borile. Sono in qualità di consigliere nazionale di Abi Professional, un'associazione di barman professionisti riconosciuta in tutta Italia tramite le nostre sezioni. Bene, grazie, complimenti. Poi Michele, abbiamo un altro... Chiaro, io sono un bar collo, per quello mi sono seduto. No, tu sei seduto, stai pure seduto. Quindi parliamo invece con gli ospiti che con sono... Con Angelo Boscolo, sì. Intanto, buongiorno che a tutti. Fa sempre parte dell'ABI. Sono Angelo Boscolo, consigliere della sezione Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia. E ci troviamo qui oggi per la presentazione del cocktail che da oggi avrà anche il suo nome, e lo lascerò il nome pronunciare al nostro presidente Ascom.
Sono iscritto all'associazione da troppi anni, non ve li dico perché sono troppi. Però così. Angelo, scusa se ti interrompo, sì. Il nome lo tagliamo alla fine perché uno deve aspettare non... di sapere il nome verso la fine, no? Decidetevi, per me un po' di suspense. Avrete modo intanto di visionare i miei colleghi nella preparazione del cocktail, che è fatto esclusivamente con prodotti del territorio. Andrà in abbinamento anche con prossimamente con un'altra presentazione con dei salatini realizzati dall'associazione Cuochi Colli Euganei, dove praticamente anche loro si cimenteranno nel preparare questi stuzzichini a chilometro zero, e poi avremo l'aiuto anche delle scuole alberghiere di Abano. Quindi gran cosa, insomma. Una bella cosa. E per finire, oltre al nostro giornalista Maurizio, che conosciamo già, presentiamo il presidente della sezione delle Terme Euganee, del mandamento di Abano Terme, dell'ASCOM, Claudio Lazzarini. Sì, buongiorno a tutti, sono Claudio Lazzarini, come dici te, e sono presidente di ASCOM Confcommercio del mandamento di Abano Terme. Oggi sono ben felice di essere qui con i miei colleghi perché presentiamo finalmente la fine del progetto dell'aperitivo dei Colli Euganei e delle Terme Euganee. Oggi vedrete praticamente proprio con dei nostri esperti come si farà l'aperitivo e con quali prodotti si farà, perché sono tutti prodotti delle nostre eccellenze territoriali, perché le abbiamo scelto apposta perché l'aperitivo dei Colli Euganei deve essere composto da soli due elementi delle nostre eccellenze. Abbiamo voluto proprio questo. Quindi oggi una bella novità che portiamo a casa vostra in questa giornata, devo dire, molto calda, ma sicuramente rinfrescandoci con degli aperitivi che saranno sicuramente gradevoli e che dopo ci preparerai, giusto? Proprio per questo abbiamo portato anche Maurizio Drago, che è il nostro giornalista esperto, giornalista del GIST, tra l'altro presidente del GIST del Triveneto, sì. Esperto nell'arte della cucina, quindi le tradizioni e la culinaria. Se vuoi dirci due parole, Maurizio. Buongiorno a tutti, più che esperto, siamo l'esperienza ai diretti professionisti. Ecco, io più che altro scrivo, testimonio e ovviamente racconto queste storie, insomma, ecco. Sono stato coinvolto, ecco, grazie all'ASCOM in questo progetto, legandomi poi a tutti gli eventi che sono stati fatti nel corso di questi mesi. Come diceva poco fa il presidente Claudio, è un percorso che siamo giunti alla fine, lasciamo un po' di suspense perché c'è stato anche tutto un lavoro per la preparazione anche, diciamo, della comunicazione, anche del nome e quant'altro. Ci saranno delle belle sorprese che secondo me varranno qualcosa, oggi verrà messo in luce, e soprattutto insisto sul fatto che, come ripeto, diceva anche il Presidente, si tratta di prodotti del territorio, ed è quindi il territorio che in questa maniera emerge in tutta la sua bellezza, perché il territorio significa non solo terme, ma anche prodotti, ma anche le aziende che ci lavorano, dalla parte dei liquori, dalla parte dei vini, eccetera, eccetera. Quindi è il territorio, diciamo, che in primis c'è. Beh, questo è importante, quindi parlare del territorio, noi che siamo soprattutto una TV veneta, penso che sia importante, visto che poi siamo vicini anche ai Colli Euganei, vicino alle Terme Euganee, insomma, che sono le terme più belle d'Europa, avremo modo sicuramente poi proprio di vedere e di andare a scoprire da vicino quale sarà questo aperitivo che poi darà il nome e che porteremo, che ve lo diremo verso la fine, insomma. Sì, la cosa bella da guardare sarà proprio la manualità dei nostri bartender nel prepararlo, e adesso chiedo ad Angelo di raccontarci invece i contenuti, gli ingredienti di questo aperitivo e come è stato scelto nel corso del... Certamente. Allora, come ha anticipato il presidente di ASCOM, signor Claudio, mi hanno convocato un giorno e mi hanno così proposto questo nuovo progetto al fine di realizzare un aperitivo, naturalmente con una specialità, come diceva appunto, specialità locali, solo specialità locali.
Quindi mi sono imbarcato alla ricerca dei prodotti e ho scelto il consorzio Vini Colli Ogani per quanto riguarda lo spumante. Poi mi sono diretto verso Scarpon, che ha realizzato da parecchi anni il brodo di Arcua Petrarca, oltre che alla fornitura delle giuggiole, che diventerà uno delle guarnizioni del drink. Un giorno, parlando con Borin del ristorante, in occasione di una cena di Amira, della cena degli auguri, mi ha fatto assaggiare l'Aurus Nobilis, elencandolo come un prodotto realizzato artigianalmente dalla moglie, e mi è rimasto molto impresso questo prodotto. Poi abbiamo parlato anche con Luxardo, che ha messo a disposizione, ci ha accolto a braccia aperte, che devo ringraziare, la ditta, una delle più antiche d'Europa, di distillati e liquori, e quindi siamo partiti così assieme ad altri due miei colleghi, signor Antonio Dalla Croce, che oggi non è presente, e a Gianni. Ci trovavamo presso il club Trieste Vittoria. Ringrazio la famiglia Borin e anche la famiglia proprietaria dei vari hotel di Abano, Borile, signor Borile, che praticamente ci ha dato questa opportunità di entrare e creare questi vari aperitivi. Erano 7-8 all'inizio, poi a seguito di situazioni di alcuni giudici, chiamati così, siamo arrivati praticamente alla realizzazione di 3, i quali 3 a Villa Bassi sono stati giudicati da una giuria molto valida, e ne abbiamo scelto uno. Questo sarebbe il numero 3, che è composto appunto di spumante Serprino, antico Luxardo, un prodotto nuovo della famiglia Luxardo, c'è del bitter bianco, che è un bel prodotto in quanto, essendo bianco, non va a alterare i colori della sequenza che noi andremo, ed è proprio un toccasana per quanto riguarda il brodo di Arcua, un brodo di giuggiole. Essendo dolce, il bitter lo va a arrotondare, lo va veramente a creare questo alone è molto valido. Termina il cocktail con uno spruzzo di Laurus, che è fatto con concentrato di alloro. La famosa nuvola, appunto. Non è uno spruzzo, ma è una nuvola che poi i miei colleghi, vi accorgerete, realizzeranno così, creando questo alone. Questo alone, quindi una bella novità, stiamo portando in casa di tanti e tanti amici che ci seguono, ma soprattutto gli amici che poi verranno qui in Veneto ad apprezzare questo, devo dire, proprio questo cocktail. Ma aggiungo anche questo, se mi permettete, prego, che l'aperitivo delle terme, e questo va dato atto anche ad Ascom, che ha preso anche in mano il progetto di Abano Terme e di Promex e della Camera di Commercio, non esistono in Italia gli aperitivi delle terme. Abbiamo fatto, prima di affrontare questo tema, una ricerca anche abbastanza approfondita. Non esiste l'aperitivo delle terme. E Abano, giustamente, che è stato detto che è il centro più importante, Abano Montegrotto, il centro più importante d'Europa come terme, e ha avuto questa idea, e tra l'altro oggi svegliamo anche il nome. Bene. Sì. Ci racconta qualcosa, Presidente, in merito a questo che ci hanno detto? Ha già detto molto Angelo del un po' il procedimento di come siamo arrivati ad oggi, ma allora questo progetto nasce circa un anno e mezzo fa, ed eravamo in un momento molto critico per la nostra area termale, perché causa della pandemia, e sappiamo benissimo che nei momenti peggiori nascono anche le cose migliori. Allora ci siamo trovati con il nostro gruppo, con il gruppo Asco Confcommercio di Abano, e abbiamo pensato di cosa fare per il nostro territorio, cioè trovare un qualcosa che identificasse l'area termale e l'area collinare. E sappiamo benissimo che i prodotti, cioè la parte enogastronomica, è una fonte di attrazione per il turismo. Certo. E così abbiamo pensato di lanciare l'aperitivo delle terme. Inizialmente è nato come aperitivo delle terme, che poi si è allargato praticamente a tutta l'area collinare, poi vedrete poi il nome finale.
E lì abbiamo pensato come fare, perché sinceramente noi come ASCO non abbiamo le caratteristiche di come farlo. Noi siamo un'associazione, la nostra vocazione è quella di coinvolgere i maggiori attori del territorio, di dare sostegno alle attività produttive, e abbiamo chiamato logicamente chi? Che non l'Avi Professional, con l'amico Angelo, l'amico Gianni, e lì ci siamo messi un po' a tavolino e capire come fare per fare questo progetto. E grazie a loro, come ho detto prima, la base principale è stato andare alla ricerca dei produttori locali che dessero l'eccellenza del territorio, e qui non è facile. Quindi un aperitivo che nasce da dei professionisti e da una ricerca di mercato che va a toccare le tradizioni e i prodotti tipici, certo, della nostra località. Poi la nostra professione di come associazione è quella anche di coinvolgere gli attori principali del territorio. Adesso noi, questo è l'inizio del progetto, sì, la parte finale del progetto, ma è l'inizio, perché poi noi dovremo coinvolgere tutti quanti chi domani dovrà dare al cliente questo prodotto. Allora ci sarà una parte di formazione, adesso poi sapete anche in seguito come si farà, dove coinvolgeremo i maggiori attori delle terme e di Colli Ugani, in modo che poi il cliente che viene nel nostro territorio potrà apprezzare questo prodotto di eccellenza. Perfetto, perfetto, così i nostri turisti, sia italiani che esteri, potranno entrare nei bar, nei ristoranti, eccetera, negli e hotel, bere l'aperitivo delle terme o l'aperitivo dei Colli Ugani. Bene, a questo punto io direi di parlare un attimo del fatto che di come sono stati scelti questi produttori, perché io vedo delle cose un po' particolari, no? Vedo le giuggiole, sì, che sono tipiche di Arqua Petrarca, se non sbaglio, no? E poi vedo l'alloro e vedo l'arancio, e queste sono delle guarnizioni che voi andrete a mettere, però mi raccontavi prima, Angelo, che tutto l'insieme di questi, anche delle guarnizioni, vanno a creare il gusto del nostro aperitivo. Certo. Quindi se ci racconti un attimo come nasce, cioè far capire ai nostri telespettatori come nasce l'idea di creare un aperitivo, le prove che sono state fatte, e far capire un attimo il lavoro che c'è stato. Certamente. Allora, il lavoro praticamente consiste col fatto che la ditta Scarpon, sono andato a trovarla e mi ha mostrato, diciamo, il loro laboratorio, perché lavorano proprio a livello familiare, neanche artigianale, ma a livello familiare. E così ho preso appunti per chiedere alcune bottiglie della ditta. Per quanto riguarda il Luxardo, nel bitter bianco ci sono gli aranci amari, quindi la guarnizione che noi andremo a creare e vedere dopo, a seguito, prima di presentare il drink, presenta contestualmente alcuni ingredienti: la giuggiola, perché è all'interno del brodo di Arqua, l'arancio perché è nel bitter bianco, e la foglia di alloro che praticamente è in riferimento all'Aurus nobilis della famiglia Borin del ristorante La Montanella. Quindi noi consigliamo sempre ai nostri colleghi e alle persone che si vogliono avvicinare alla nostra associazione che bisogna fare attenzione, soprattutto nelle guarnizioni, che siano proporzionate al bicchiere e che siano in sintonia con gli ingredienti del drink che noi andiamo a proporre. Fra l'altro, noi parliamo praticamente, il drink che noi andiamo a realizzare, i cocktail, parlano una lingua internazionale. Quindi è giusto, come diceva il Presidente, che noi avremo a seguire dei colloqui di formazione del personale, perché dovrà essere uguale in ogni parte di Abano e dei Colli Ugani. Dove si andrà a realizzare l'aperitivo dovrà essere contestualmente come lo prepariamo noi. Ecco, ti faccio una domanda perché è una mia curiosità, anche a te Davide, ma in tutti i cocktail, quello che accompagna il cocktail, quindi la decorazione, rappresenta gli ingredienti o soprattutto in questo? Allora, io sono dell'idea, sono della vecchia scuola, che dovrebbe rappresentare, diciamo, gli ingredienti, le basi degli ingredienti, anche perché, come sottolineavi
va a creare un gusto, va a creare, va ad accompagnare, va a arrotondare quello che è il gusto del drink che andiamo a proporre. Per dire, un cocktail famosissimo presenta una cipollina sotto aceto e va un momentino a creare proprio l'opposto di quello che era in realtà la partenza di quel drink, che era fatto con l'oliva, che era molto più giusta per l'accompagnamento. Quindi ci sono, a sua volta, io sono delle vecchie scuole, ma ci sono poi le deviazioni. Ho capito. Vabbè, allora diciamo che nel caso dell'aperitivo delle Terme Ugane, a livello di emozioni sensoriali, già l'impatto visivo ci racconta un po' quali sono gli ingredienti guardando la decorazione. Certo. E poi ci affascina da una nuvola di liquore che esce da uno spruzzatore e diventa un profumo per l'aperitivo. Certo, che diventa anche il momento di presentazione dal barman o dal cameriere di sala, la presentazione del drink al cliente. Porgendo il drink gli si crea questa nuvola che crea curiosità al cliente stesso, emana un profumo molto piacevole ed è un modo diverso di servire il cliente. Il cliente bisogna coccolarlo e bisogna ringraziarlo dal momento che ci ha scelto, e quindi vedrete al termine della realizzazione che effettivamente viene direttamente coinvolto il cliente con questa nuvola che noi andremo a creare al momento di servire il drink. È che se io posso, da narratore del gusto, raccontare un po' le emozioni sensoriali, no? Abbiamo la vista che viene appagata da questa presentazione, da questo colore dell'aperitivo, eccetera. Abbiamo il profumo, perché viene profumato e quindi andiamo a toccare l'olfatto, e poi andiamo a sentire il nostro gusto. Certo. Il tutto accompagnato dal classico rumore che fa il nostro bartender quando mescola il suo cocktail. Bene. Insomma, è una bella curiosità, l'abbiamo detto prima, quindi oggi cercheremo veramente di portarvi questa gran bella novità. Ecco, io volevo chiedere soprattutto al presidente dell'ASCO, ma com'è nata così l'idea di proprio creare un aperitivo proprio dedicato alle terme, quindi un qualcosa di particolare che poi dopo chiaramente si espanderà anche in altre zone e in altre città? Beh, diciamo sempre che dobbiamo sempre trovare un qualcosa che identifichi il territorio. Sappiamo benissimo che un cliente, quando viene alle terme o visita i colli, non viene lì per caso, viene perché gli abbiamo mandato dei messaggi. Le terme sono famose per le fasi, per le parte curativa, adesso relax e benessere. E poi c'è la parte dei colli dove c'è da fare la padrone la parte no gastronomica. Sì. Nasce perché ad Abano è stato dato praticamente la denominazione comunale a un piatto molto buono, non so se lo conoscete, sono i bigoli di Monterosso. Sì. Dove vengono giù migliaia di persone ad assaggiare questo prodotto. E lì ci siamo detti, perché non agganciare ad un piatto un qualcosa da bere? Ed è lì che poi è nato un po' questo tipo di progetto. È un progetto che per noi è ambizioso, è un progetto che secondo me avrà successo, perché è un qualcosa che identifica proprio la nostra area, e credo che un cliente, quando arriverà ad Abano, Montegrotto, a visitare i colli, quando andrà a casa ricorderà questo aperitivo e non vedrà l'ora di ritornare ai nostri territori per assaggiarlo. Beh, ma secondo me coinvolgere anche gli stessi alberghi di Abano Terme e le strutture, quindi alberghi, ristoranti e cose varie, nel dare proprio un incentivo in questa cosa qua, secondo me diventa... Sarà sicuramente il nostro diventa compito. Diventa basilare... Sì, ma è il nostro compito questo adesso, di coinvolgere tutti, pubblici esercizi, hotel, ristoranti, enoteche, osterie, eccetera, eccetera, perché questo deve essere un prodotto che deve essere destinato ad essere assaggiato da tutti. Sì, ma chi non viene solo, ad Abano, ma poi deve essere anche promosso, cioè nel modo giusto, proprio perché non, certo, vada poi a diciamo così, a scemare tutto l'entusiasmo che ci stiamo mettendo. No, quindi beh, certo, è bello avere le idee, le iniziative, ma poi come sempre bisogna, io dico sempre, tenere un po' di fuoco vivo sotto, quindi dobbiamo tenere noi ce la mettiamo tutto, io anche so perché che noi siamo una associazione grande, esatto, abbiamo le forze, le spalle grandi,
abbiamo la capacità anche di avere a fianco sempre delle persone valide, altre associazioni come l'Abi Professional, come i cuochi, i produttori, e questo sarà il nostro compito di portarlo in tutti i luoghi praticamente che contano. Beh, meno male che non diciamo che l'erba del vicino sia sempre più verde, esatto. Perché di solito si dice sempre ma hanno fatto. No, guardate, anche noi in Italia, soprattutto nel Veneto, che è una regione che produce, ha veramente tante belle idee. Se non sembra che poi ci siano sempre gli altri o siano sempre più belle le cose che fanno gli altri, cosa che non è così. Poi, per carità, ognuno in casa propria, ognuno dà le proprie iniziative, ma anche noi oggi stiamo portando qualcosa, devo dire, di veramente interessante e di unico e di esclusivo, che ci auguriamo possa poi prendere molto piede, insomma, soprattutto qui da noi in Veneto, ma anche nel resto dell'Italia. Quindi portiamo questa bella novità. Prego, mi ha lanciato un assist il presidente parlando del bigolo di Monterosso. E stavo pensando che sarebbe bello, e ci avranno pensato sicuramente i nostri cuochi delle Terme Eugane, abbinare un piccolo croccantino, un piccolo assaggino che accompagna il nostro aperitivo, fatto con un po' di ragù di corte, quindi una bruschettina col ragù di corte, che è il classico sugo che poi troviamo nei bigoli. Questo potrebbe essere proprio l'idea e il legame, certo, che andiamo a mettere per poi far trovare l'assaggino di bigoli con ragù di corte, con ragù d'anitra, che sono i famosi bigoli con l'arna. Buonissimi. Bene, quindi l'utile e dilettevole, quindi ci mettiamo sempre dentro un po' di ingredienti che non guastano mai, soprattutto noi che amiamo la buona cucina e che ci dilettiamo soprattutto anche a proporre dei piatti particolari. Poi, insomma, la cucina veneta è conosciuta in tutto il mondo, senza nulla togliere dei nostri prodotti e delle cose, però insomma sappiamo cucinare, quindi senza volercela tirare abbiamo dei cuochi, degli chef che sono veramente unici e straordinari e che sanno proporre soprattutto dei piatti, e lo abbiamo visto, devo dire, diverse volte, Michele, anche qui da noi, in modo unico, in modo soprattutto piacevole. Quindi quando entriamo nei ristoranti del Veneto, quando andiamo alle Terme Eugane, quando decidiamo soprattutto di prenderci un po' di relax, visto che poi le Terme diventa relax e anche benessere, possiamo scegliere uno dei tanti hotel che ci sono nelle Terme Eugane e scegliere anche un po' di relax, perché a volte uno dice, sai, vado a fare colonna, strada, quando magari poi a due passi abbiamo la possibilità di avere un'acqua che è straordinaria, quindi con una temperatura che è sempre giusta sia d'estate che anche soprattutto d'inverno. E più dopo le terme ci aiutano per darci una mano anche nelle nostre problematiche, cioè per chi soffre di dolori, insomma, le fangoterapie le conosciamo. La prevenzione. La prevenzione che deve sempre essere fatta, e poi tra altre cose la maggior parte degli hotel hanno praticamente una cosa molto bella, cioè hanno le convenzioni, quindi ci sono tante cose. Ecco, a volte quello che manca secondo me un po' qui nel Veneto è proprio il modo di far conoscere ancora più da vicino, visto che poi oggi i mezzi ci sono, perché tramite internet, tramite le smart TV, possiamo fare come il nostro programma che si chiama Di Tutto Di Più. Ecco, mi piacerebbe poter soprattutto promuovere ancora più da vicino quello che le terme fanno, dando la possibilità a tutto e a tutti, cioè quindi ognuno poi mette, io dico, un po' della propria farina, però è anche vero che dobbiamo far capire, dobbiamo far conoscere, dobbiamo far soprattutto, ecco, dare molta luce a quello che viene fatto nelle Terme Eugane, che sono sempre lasciate un po' in disparte, non perché non vogliamo, ma perché magari si pensa, ma noi andiamo, ma se abbiamo qui in Veneto le nostre, però andiamo sempre di là. No, prima iniziamo a conoscere bene che cosa abbiamo qui in casa, poi dopo possiamo apprezzare anche il resto. Cioè, questo è un po' il pensiero che fanno e che si fa. Penso che tra le cose positive, le poche cose positive che ha portato questa pandemia, è di farci rimanere più vicini a casa, quindi spero si assaporino di più i valori e le cose che poi ricordiamo nel momento della pandemia. Molti dicono le terme non sono mai state chiuse perché gli hotel, perché è presidio medico. Ma la gente non sapeva, quindi noi abbiamo fatto una grossa propaganda soprattutto a livello pubblicitario con alcuni hotel che hanno praticamente deciso di far capire che gli hotel sono sempre stati aperti, quindi si dice no, chiuso tutto. Non è vero, perché se uno aveva la ricetta poteva partire dalla Lombardia o dalla Toscana o dalla Sicilia e venire a fare le proprie cure
qui in Veneto, perché gli hotel sono hotel particolari, quelli nostri del Veneto. Quindi prendete punto e spunto anche su questo, perché per carità, adesso stiamo bene qua e là, però speriamo che non ci risucceda un'altra volta un altro lockdown, un'altra cosa, perché ascoltando i telegiornali ci sono i rialzi, le terapie, le cose, è un po' la fotocopia dell'altro anno, no? Quindi tutto a posto, ci siamo lasciati andare, bla 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 bla, per carità, non è che vogliamo essere condizionati dalla mascherina, ma neppure dobbiamo essere troppo facilitoni. Quindi io dico sempre, cerchiamo di utilizzare un po' della nostra buona materia grigia e di dire, è vero, c'è ancora il Covid, giusto, c'è il Covid, però possiamo sconfiggerlo se utilizziamo i mezzi giusti. Invece tutti liberi, tutto a posto, concerti, pim pum pa, arrivederci. Io spero tanto di sbagliarmi, ma spero tanto di sbagliarmi. Quindi usate la mascherina e toglietela solo per bere l'aperitivo delle terme. Direi che la mascherina possiamo utilizzarla solo se siamo magari in mezzo a tanta gente, ma poi insomma, se poi vogliamo non essere condizionati, perché nessuno ci deve condizionare a portare la mascherina, la utilizziamo con un po' di intelligenza. Adesso facciamo un po' di fatturato, sì, se sei d'accordo. Anche perché nel fatturato, adesso siccome sono aumentato molto le bollette, sì, volevo dirvi che il nostro sponsor, Antenore, è un contratto un po' più easy. Oh, questa è una cosa importante, quindi per saperne di più contattate proprio l'azienda Antenore, che è il nostro sponsor ufficiale, che vi dà la possibilità magari insomma di risparmiare sicuramente qualcosa, quindi qualche soldino in tasca ci resta. Fatturato, ci vediamo tra qualche minuto. Antenore, più energia per il futuro. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, Abano Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva. Cure inalatorie, insufflazioni, inalazioni e fangoterapie, con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e otorinolaringoiatria. Convenzionato USL, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole, aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049 866 96 71. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, via Flacco 31 e 72, Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. Caffè TV 24, da oggi è visibile nelle province della Lombardia sul canale LCN 112 e sul canale 221 in tutta Italia. Non perdere la sintonia. Cerca in Lombardia Caffè TV 24, la TV del Nord Italia. Canali 112 e 221 del digitale terrestre, anche in HBB TV. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming. Radio Caffè. La nostra seconda parte, tornati come sempre pronti, perché oggi abbiamo veramente degli ospiti importanti, ma stiamo parlando anche di questo, chiamiamo così, di questo taglio del nastro, di questo aperitivo delle terme, quindi poi daremo il nome, faremo capire un po' tutto. Quindi Michele? Adesso io passerei la parola al nostro Gianni, che ci spiega anche un attimo tecnicamente come viene fatto questo aperitivo. Sì. Grazie. È un aperitivo di facile preparazione, anche perché abbiamo dovuto studiare un qualcosa che doveva essere semplice un po' per tutta la tipologia di operatore di banco bar, sia che sia un professionista di albergo, che sia un titolare magari di una struttura propria, e quindi dovevamo rendere tutto abbastanza semplice.
La tecnica è preparata direttamente nel bicchiere, un build praticamente. È una un po' una sorta di spritz, se lo vogliamo definire in questo termine, anche se non c'è lo spruzzo della soda, ma abbiamo lo spruzzo appunto dello spumante, la bollicina del serprino spumante della nostra cantina dei Colli Ugani. Gli ingredienti sono, come diceva Angelo prima, il bitter bianco, il brodo di giuggiole e l'antico della Luxardo. Vengono miscelati con il ghiaccio e lo spumante direttamente nel bicchiere, poi aggiungeremo la nostra decorazione e per finire faremo questo effetto wow che il nostro buon Angelo ha generosamente dedicato come nuvola sopra il bicchiere per dare questa profumazione al drink, che dà proprio un tocco di gradevolezza e prepara proprio il nostro palato, perché intanto ci permette di associare un qualcosa di gradevole che si avvicina anche alla cucina, appunto l'aurus, l'alloro è un qualcosa che ci porta già a pensare a un piatto, c'è dei ricordi dei nonni che usavano l'alloro, c'è dappertutto nelle nostre case, anche sul terrazzo c'è una piantina, quindi ci riporta una memoria, un qualcosa che noi conosciamo, un'essenza molto gradevole. Poi quando andremo a bere il drink sentiremo appunto degli aromi anche di arancia, per esempio come nel bitter, la freschezza che dà l'acidità del serprino, e quindi rende tutto molto gradevole e omogeneo. Fra poco vedremo Olga che inizierà a preparare il drink. Per comodità, visto che dobbiamo fare una buona dose di prodotto, dobbiamo preparare 8 drink in questo caso, adesso ci aiutiamo con un gallone o comunque un bicchiere miscelatore, può essere un mixing glass, in questo caso un bicchiere miscelatore, abbiamo anche il gallone da poter utilizzare, dove prima andiamo a versare i nostri ingredienti, ci aggiungeremo il ghiaccio per raffreddare, poi andremo a versare il tutto nel bicchiere già miscelato, la parte di alcolici. Nel bicchiere aggiungeremo il ghiaccio, raffredderemo, coleremo via l'acqua in eccesso che non ci serve, e poi completeremo con quella dose di serprino spumante che dà questa effervescenza, che rende questa setosità anche poi quando andremo a bere il nostro drink. Completeremo con la decorazione e appunto la nuvola. Perfetto, ottimo, bellissima spiegazione. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente una cosa, la nostra nuvola è a base di alloro. Certo. L'alloro dov'è che lo troviamo generalmente nei nostri piatti? Lo troviamo nei piatti di carne. Il ragù d'anitra, sì, viene speziato con l'alloro. Ecco che torniamo a collegare i bigoli di Monterosso al nostro cocktail. Ma proprio su questi, chiamiamoli spunciotti, chiamiamoli crostini, chiamiamoli accompagnatori del cocktail, aperitivi, su questi aperitivi c'è qualcosa, ci sarà qualcosa, verrà fatta qualcosa o viene lasciata chiedo al presidente dell'ASCOM se hanno già qualche idea in testa in merito. Sì, abbiamo già messo in cantiere un progetto che, finito questo qui, ne apriremo un altro, dove assieme ai nostri cuochi, l'associazione cuochi delle terme, cercheremo di creare degli stuzzichini semplici per accompagnare l'aperitivo, sempre con dei prodotti locali. E lì ci sarà anche una fase successiva dove coinvolgeremo gli studenti del nostro istituto alberghiero di Abano, dove assieme a loro e assieme logicamente all'associazione cuochi cercheremo di trovare quegli stuzzichini che noi potremmo presentare ai nostri clienti assieme all'aperitivo, e questa è una fase che porteremo avanti da qui in poi. Quindi avremo stuzzichini, finger food e spero anche dei piccoli assaggi di bigoli, certo, del Monterosso, certo, perché perché dietro al bere consapevole di qualità noi, sì, dobbiamo anche dare quel messaggio dove c'è del cibo
di qualità. Di qualità. Esatto. E lasciare un po' da parte un po' il cibo spazzatura che è solito essere presentato quando beviamo l'aperitivo. Quindi un bel connubio di ingredienti del territorio. Esatto. Bene, io direi di farci raccontare dal nostro giornalista Maurizio come vuole, come lui lo racconterà nei comitati stampa, cioè come lo comunicherà ai giornali tutto questo? Ma diciamo che c'è tutta una storia qui che dobbiamo raccontare. Ripeto, quello che avevo detto all'inizio è quello di partire soprattutto dal territorio. I colli, partendo da Abano, poi allargandosi alle terme eugane e fino a tutti i colli eugani, qui in questo territorio c'è una ricchezza veramente importante di prodotti di qualità, che vanno non solo dalle giuggiole alle olive, ma anche ad altri prodotti che sono espressione proprio delle attività imprenditoriali e commerciali di questo territorio. Non abbiamo solo le cantine, ma abbiamo anche poi i prodotti dei pastifici, anche che sono stati citati prima, ad altre aziende, marmellate, le confetture e quant'altro. Quindi quello che dobbiamo raccontare è quello di venite in questo territorio, dopo alla fine il messaggio deve essere questo, per poter così assaggiare, degustare. Allora partiamo con l'aperitivo, andiamo poi a sviluppare con gli stuzzichini, diamogli un nome anche agli stuzzichini, che possono i baccari a Venezia, ma qui possiamo inventarci anche un altro nome. Ripeto, fra poco scopriremo anche il nome di questo nuovo aperitivo che democraticamente è stato poi posto alla discussione di chi voleva, attraverso poi una campagna internet che si è conclusa poi nei giorni scorsi e che poi dopo una commissione le ha giudicati, e su questo poi anche su questo dovremo dare valore e comunicarlo non solo nel territorio ma soprattutto fuori dal territorio e, se mi consentite, anche fuori anche dal nostro bel paese, perché ad esempio qui nel territorio del bacino euganeo c'è una forte presenza di turismo che è legato sempre al termalismo, di turismo straniero, e quindi dobbiamo veramente dare valore a questo. Bene, io direi a questo punto di iniziare a vedere la nostra Olga che prepara questo aperitivo delle terme. Olga, assieme, aiutata giustamente da Gianni, che intanto comincia a rinfrescare i nostri bicchieri. Ecco, così possiamo vedere anche una bar lady all'opera e poi noi che siamo qua e voi immaginariamente potrete gustare, e noi possiamo gustare, questo stupendo aperitivo. Nel frattempo volevo raccontarvi due cose. Luxardo, per esempio, noi la conosciamo, adesso abbiamo usato il martini, su uno dei cocktail c'era anche il famoso liquore alla marasca, se non sbaglio, vero? Su uno, anche qua c'è della marasca. Quindi l'antico ecco. Luxardo presenta praticamente un nettare derivato dalla marasca, ecco. Mentre nel vermouth c'è l'aggiunta del vino bianco, qui abbiamo un prodotto unico che rende antico Luxardo una cosa sublime. Avrà un successo enorme quel prodotto là. Ecco, ho voluto fare questa precisazione perché abbiamo aggiunto le giuggiole, che sono tipiche dei nostri colli, e la marasca. La marasca, che è una ciliegia particolare, una marena, una particolare, che viene utilizzata ed è tipica del nostro territorio. Quindi anche dei frutti molto particolari che vengono usati per creare questo cocktail. E poi, per finire, non può mancare il nostro serprino. Certamente. Che è, ovviamente nasce da poco. Uva glera, ed è tipico qua dei nostri colli, che il terreno vulcanico che abbiamo nei colli gli dà delle particolarità minerali
al prodotto che lo rende unico, e quindi è giusto che si può aggiungere una cosa. Certo, siamo qua apposta per dialogare. Stavo pensando, quindi con la propria, possiamo dire, ad Abano nasce l'amore. Allora, inviti la persona amata a bere un drink, in questo caso l'aperitivo dei Colli. A seguire c'è il bigolo con il ragù dell'orto, come lo è definito. Ragù di corte. Ecco. Poi abbiamo anche un gioiello delle terme, che ne sentiremo parlare prossimamente. Quindi l'aperitivo, il piatto, il gioiello, Alea. E nasce l'amore. Esatto. Esatto. È giusto. Abbiamo trovato il giusto mix. Guardate il colore di questo aperitivo. Adesso siamo ancora nascosti dalle bottiglie, ma adesso vi apparirà questo rosso. Voi sapete che il rosso è un colore che attira e fa venire fame. Proprio il rosso è uno dei colori che portano alla fame, portano fame. Di conseguenza, questo aperitivo vi farà venire fame, e quindi lo associeremo ai nostri cicchetti, tanto per cominciare, e poi a un bel piatto di bigoli di Montelasso. E volevo sentire il nostro presidente dell'ASCOM se ha qualche confidenza da farci su tutto questo percorso particolare che stanno facendo le terme, e anche in ottica, come ci diceva prima, di cambiamento, quindi resilienza, che c'è stata a seguito della nostra della pandemia. Perché ricordiamo che alcune cose sono cambiate, ma ricordiamo anche che ASCOM è sempre presente e sempre attenta per portare avanti quello che è il territorio e i propri commercianti. Beh, il nostro territorio si è rivelato a forte resilienza, perché abbiamo perso completamente un paio di anni, e trovare ancora tutte le attività aperte e la gente che con piacere viene a frequentare le nostre terme significa che noi negli anni abbiamo lavorato bene. Abbiamo avuto un ottimo riscontro già in primavera, che l'anno scorso l'abbiamo persa completamente. Il secondo trimestre dell'anno si sta concludendo con degli ottimi numeri. Ci stiamo avvicinando, se non anche forse superando, i numeri delle presenze del 2019. E questo qui noi come associazione siamo molto contenti, perché capiamo che un'azienda quando soffre poi logicamente va a ricadere in tutto il territorio. E abbiamo sempre cercato in questi due anni di pandemia di dare la maggiore assistenza ai nostri soci in tutti gli ambiti, soprattutto nella parte del credito, nella formazione dei propri dipendenti. Abbiamo cercato praticamente di mettere in atto tutte quelle situazioni affinché le aziende rimangano attive durante questo periodo molto, molto critico. E ci siamo riusciti, perché il territorio, come dicevo prima, ha risposto bene. Le presenze ci sono, i nostri clienti ritornano e sono felici di ritornare nelle nostre terme, ci dicono che la città non è assolutamente cambiata, la trovano in ordine, bella, fruibile, abbiamo una bella isola pedonale, abbiamo degli ottimi locali, abbiamo i Colli perché uno vuole farci una bella scampagnata, andare a mangiare nei nostri ristoranti, prodotti locali. Diciamo che noi siamo pronti, sappiamo benissimo che noi siamo forti e saremo pronti a continuare questa bella ripartenza. Ottimo, bene. Ottimo. E penso che questo aperitivo sia proprio un ottimo esempio di resilienza. Ne parlavo prima con Maurizio, resilienza, stiamo attenti, non vuol dire resistenza. Paragonavo la resilienza al giunco, si piega ma non si spezza. Cioè resilienza significa adattarsi a quello che è successo, e questo aperitivo è un adattarsi a quello che è successo con una risposta chiara. Ma adesso vedo i nostri aperitivi pronti, adesso il nostro Gianni, la nostra Olga, li andrà a servire ai nostri ospiti.
con col tocco, l'effetto con la nuvola. Nuvola, vedete, beh, non so se in televisione si riesce a vedere proprio la nuvoletta, però con questo spruzzatore viene creata la nuvola. Prego, sì, sì, grazie. Perché loro... Presidente, prima? No, siccome loro non si possono muovere, perché li abbiamo microfonati. Ecco qui, ecco qui. Grazie Gianni, grazie Gianni. Perfetto. Già fatto, ah, già spazzato. La nuvola è quella sera. Ecco la nuvola. Grazie. E questa è la nuvola. Grazie. Grazie. Vi faccio notare l'alloro che è servito zigrinato. È un tocco che di guarnizione non comune. No. Aggiungo, i telespettatori non lo sentono, però c'è un profumo che è quello della, derivante dalla nuvola, che è un qualcosa di particolare, di attraente. Sì, si sente in maniera intensa il profumo di alloro. E anche l'alloro, sì. E l'alloro. E quindi non ci resta che darvi, raccontarvi, e adesso ce lo racconteranno i nostri bartender e la nostra bar lady, il gusto che loro sentono, e poi vi racconterò cosa sento io. Ecco. Bene. Assaggialo pure. A brio. Lascia gusto in bocca. Sto buonissimo. Sto... Grazie, questo sì, grazie. Diciamo che a questo aperitivo non gli manca nulla. Bravo. Abbiamo sia la parte acida, la parte amara, la parte dolce, la parte aromatica, quindi in complesso si completa a vicenda. E appunto dalla ricetta vediamo che abbiamo costruito il drink con 20 ml di Luxardo, e dell'antico Luxardo, poi quel 20 ml di Luxardo di bitter bianco e 20 ml di brodo di giuggiole, per completarlo appunto con l'acidità e effervescenza del spumante dei coleogani, e in complesso si completa molto, quindi è molto gradevole. Perfetto, perfetto. Passiamo la parola a Gianni, così. Grazie. E possiamo aggiungere ben poco, già Olga ha detto molto, ha detto tutto, è stata esaustiva nella spiegazione. Aggiungerei solo che questo drink sta in linea con il bere consapevole, quindi non dobbiamo avere preoccupazione di ordinare un aperitivo come il... Scusate, stavo spoilerando. L'aperitivo dei coliugani. L'aperitivo dei coliugani. Tra poco lo scopriamo, però, questo nome, siamo giusto? Siamo qui apposta. Siamo qui. Quindi non abbiamo nessuna preoccupazione a ordinare un aperitivo, perché il tenore alcolico è in linea con moltissimi altri aperitivi. Siamo intorno a un poco più dei 15 gradi, e anche per quanto riguarda le donne, che sono sempre molto attente a ciò che mangiano e che bevono, possiamo tranquillamente dire che siamo su circa 150 kcal per questo drink. Grazie. Bene. Mi permetto di dire che prima di arrivare a questo è stata fatta questa bella manifestazione a Villa Bassi, dove sia l'associazione di Abi Professional che poi le associazioni dei maître e l'associazione dei cuochi si sono messi a fare con questa giuria eccelsa, che poi ha decretato l'aperitivo. Non so, ho visto prima correre le immagini. Eccolo qua, guarda. Ah, eccolo qui. Stiamo vedendo. Queste sono le immagini di questa manifestazione che è stata fatta, dove sono stati scelti. Dove questa giuria apposita di 8 persone, fra cui anche una nota giornalista americana che seguiva proprio Mixology. Esatto.
più gli altri componenti della giuria hanno decretato questo tipo, il numero 3 famoso. Dissetante anche, piacevole. Ecco, dopo sento ecco, brioso. Dissetante, brioso, sì. Piacevole. Ecco, sì. Io volevo appunto toccare questi argomenti, no? Narrazione del gusto. Allora, le nostre emozioni sensoriali. Noi siamo stati affascinati dalla creazione del drink, affascinati dal colore, stupiti dalla nuvola e quindi abbiamo già toccato delle sensazioni. Poi lo portiamo alla bocca e sentiamo questo profumo, sì, di alloro, questo profumo che non ci fa capire che è un liquoroso, un liquore, un cocktail, ma ci sembra quasi un profumo per il nostro corpo, un profumo di bellezza, di fiori, un profumo che sentiamo quando andiamo nel nostro orto, in campagna, eccetera. E poi andiamo a bere questo aperitivo, subito notiamo la freschezza, sentiamo il gusto dolce che viene dato dal componente dolce che c'è in questo aperitivo. Ma il retrogusto, quello che ci accompagna alla fine, amaro, è quel gusto amaro tipico del bitter, dell'amaro che c'è all'interno dell'aperitivo, lasciando una freschezza, sì, stupenda nel nostro boccato. E quindi l'aroma che andremo a ricordare sarà un aroma stupendo, profumato, e un aroma di freschezza con gusto molto intenso e delicato allo stesso modo. Lo possiamo definire rotondo? Persistente. Esatto. Un'altra cosa volevo dirvi, appagante. Volevo dirvi appagante. Una cosa prima di lanciare il nome del nostro aperitivo delle terme. Allora, voi sapete che la degustazione, quindi il mangiare e il bere, è il godimento principale dei nostri sensi. Noi godiamo tutti i giorni perché mangiamo e beviamo. Bene, e allora chiedo alla regia di mandare il nome di questo aperitivo. Cin. Ecco, cin cin. Ecco, adesso abbiamo accompagnato, battendo i bicchieri, abbiamo fissato anche nella nostra mente il rumore che dice che questo è un momento di festa. Comandante, puoi mandare il nome dell'aperitivo per cortesia? No, il nome. No, il nome. Il nome. Qua il comandante. Il nome, c'è un po' di suspense. Voleva fare energia. Voleva fare un po' di suspense. Voleva. Comandante, negli archivi lo trova il nome o? Sì, scusa, ma qui è arrivato anche un amico a salutare. Un attimo solo, arriva subito. Ma questo è il bello della. Nel frattempo io mangio la giuggiola e l'arancio. E proviamo un po' di godimento. Beviamo intanto. Beh, questo non è che uno adesso vada al bar e lo trova subito, ecco, dobbiamo forse, Presidente, dobbiamo forse specificare che se vanno oggi pomeriggio in cerca su un bar non lo trovano. Vedo che la regia ha qualche difficoltà a mandare il nome e non ve lo svegliamo fino a quando la regia non ci dirà siamo pronti con il nome. Intanto è buonissimo, ecco. Nel frattempo noi beviamo. Volevo invitare anche Davide, che è scomparso, a venire a fare un cin con noi. Eccolo! Ecco il nome! Vedi Michele, vedi, allora, che tu hai detto prima che bere un aperitivo, il mangiare è un godimento, no? È l'aperitivo, si chiamerà Godì, l'aperitivo di Colli Ugani. Lì c'è tutta praticamente l'essenza sul nome, del nome, trasmesso qui dentro. Bellissimo il nome. Godimento, piacere, uno quando beve una cosa del genere proprio assapora il piacere dei nostri colli, delle nostre terme, del nostro territorio. Comandante, lo puoi rimettere un attimo? Sì, lo rimette, grazie. Poi vedi, c'è la O che può essere interpretata come la giuggiola, come la ciliegia, come la marasca, sì,
come anche l'oliva, che è un prodotto tipico dei Colli. Sì. E la fogliolina verde che vedi lì, l'accento, è praticamente la foglia d'alloro. Praticamente in quel marchio lì tu trovi tutto quello che c'è qui dentro. E poi l'aperitivo di Colli Gani, che è praticamente il territorio dove nascono questi prodotti di eccellenza che li trasmettiamo qui dentro. Perfetto, vedo anche il gioco dei colori, il rosso del nostro bello, aperitivo, bellissimo. Aggiungo Michele che devo fare i complimenti ai sì, nostri uffici di Ascom Conf Commercio, sì, che sì, hanno lavorato molto perché sì, avvenisse questo, e devo fare proprio i complimenti perché a me questo marchio qui piace molto e sono convinto che anche i clienti che apprezzeranno questo aperitivo lo troveranno bello. E allora io direi brindiamo con un godì. E anche in piedi, anche se siamo microfonati. Aggiungo anche che per i clienti adesso non sarà possibile trovarlo nelle, sì, nelle osterie o nei pubblici esercizi, negli hotel, perché logicamente adesso noi dobbiamo fare, come dicevo prima, la parte della formazione per i nostri pubblici esercizi. E quando avverrà la formazione, che tutto sarà in linea, poi troverete il prodotto nei vari locali. Ecco. Ah, meraviglioso, ecco. Quindi ci sono, no? Anche viva. Perché tra un po', allora, intanto è viva, bellissimo viva. Sta cosa, soprattutto questa bella novità, insomma, che stiamo portando nelle case dei nostri amici italiani, ma soprattutto veneti, perché noi siamo una più veneta. Allora, mentre noi intanto brindiamo e abbiamo tagliato questo nastro di partenza, dovremo avere il collegamento adesso, comandante, così facciamo un attimo di pausa, con la nostra redazione esterna, quindi ci aspetta il nostro Titano Pisani, come sempre lo facciamo ogni giorno, perché anche oggi abbiamo il nostro giornalista scrittore che ci parla come sempre di un po' di cose non tanto misteriose, ma di cose che magari conosciamo poco, quindi un po' il nostro modo di vita, ma anche la nostra, soprattutto le nostre linee, quindi vediamo un po' di cosa ci parlerà oggi il nostro Titano. Quindi facciamo una pausa qui in studio e così teniamo gli ospiti un attimino. Dimmi, a proposito di linee, vediamo cosa ci racconta il nostro Titaneo, perché penso che le linee siano un argomento interessante. Ma non solo un argomento, ma sai, il nostro Enzo Bordin, che è uno scrittore, è stato un giornalista, insomma, del Mattino di Padova, ha avuto così questa idea di scoprire ancora più da vicino la nostra personalità tramite la nostra mano. Quindi niente a che vedere con cartomanti o altre cose, insomma, che noi non siamo in sintonia. Quindi lo studio ci porta anche a far conoscere qualche curiosità, qualche cosa di interessante, quindi ci sono anche i nostri ascoltatori che ci scrivono, ci mandano la loro foto, quindi oggi poi manderemo la foto di una delle nostre telespettatrici, che così dopo il nostro bravo Enzo Bordia andrà sicuramente a nel dettaglio a descrivere tutto. Come siamo messi, comandante, col collegamento? Meucci e Bello stanno tirando un filo fino alla soffitta. Vabbè, nel frattempo vedo che abbiamo un ospite al quale gli offriamo un godì. Insomma, è un ospite. Non so microfonato. Di fatto è il primo ospite, è il primo esterno che beve il godì. Allora, questo è una cosa storica. Abbiamo tagliato il nastro con la nuvola, quindi abbiamo tagliato il nastro di partenza con il nuovo aperitivo delle terme. Delle Colli Ugani. Noi abbiamo delle bartender. L'aperitivo di Colli Ugani. Ecco, quindi abbiamo svelato anche il nome. Quindi, se la regia rimette di nuovo il logo. Il logo, sì, bravo. Così cominciamo a farlo conoscere. Ecco qua, Godì è la profumazione. Ha una profumazione molto, molto particolare, quindi... Del lauro soprattutto. Ecco, quindi ci sono delle... Bisogna festeggiare sicuramente l'estate, quindi con il nostro... Ecco, ricordiamo che Stefano Mione, insomma, oltre che essere stato uno degli speaker importanti, storici della radiofonia veneta, oltre che conduttore anche televisivo, non dimentichiamo, insomma. Sì, il tuo colore è ancora più bello. E quindi mi fa piacere che tu sia il primo. Adesso sono contento di essere qui ospite, quindi prendiamo la sentenza.
ridere. Certo, ma soprattutto bisogna c'è lo sfondo, c'è lo sfondo. Soprattutto che sia una sì, assoluta. Poi c'è praticamente la parte di colli, vedrai i colli sotto. Eccoci. Dicevo, prendiamo la nostra salute, ma la nostra salute nel vero senso della parola. Certo. Chissà che sia un'estate ricca. No, l'estate sicuramente è molto calda. Sì. Un buon giorno, un buon inizio, godi. Possiamo godere. Possiamo godere di questa nostra bella estate. Auguri a tutti, auguri. Buona estate. Vabbè, allora, comandante, siamo pronti col collegamento, se no andiamo con qualcos'altro, chiaramente, che c'è in scaletta. Quindi e sicuramente c'è anche il primo ospite, quindi abbiamo Stefano Mion, che insomma... Davide, e sicuramente ci rinfreschiamo con questo calura che c'è all'esterno e che... Ma sai, questo godì. Devo dire che il godì sarà un modo per promuoverlo anche noi, quindi inizieremo a fare una bella campagna di promozione e chissà mai che dopo non... Diciamo che godiamo solo e soprattutto per il fresco che ci porta in bocca. Ma non solo per il fresco. Un ricordo fresco e profumato. Sì, però io direi che, scusa, ti faccio un po' un'errata corrige. È vero che ci porta qualcosa, ma anche il ghiaccio ti rinfresca. Questo è qualcosa di più. È l'aperitivo delle Terme Ugane. Scusatemi se ce lo dico, ma ci sta. Un po' di curiosità. Ma questa profumazione viene dalla nuvola? No, aspetta, ce la facciamo spiegare. Anzi, così, siccome tu hai perso l'inizio e sei arrivato un po' tardi. L'alloro, ok. Ma la nuvola Diciamo che il primo impatto viene dalla nuvola, poi ovviamente tutti i prodotti messi assieme si sposano, diciamo, quindi vanno d'accordo, ecco, li abbiamo creati e li abbiamo uniti tutti assieme allo stesso modo, li abbiamo dati la possibilità, diciamo, di esprimersi anche se sono insieme, ecco, di far notare qualsiasi prodotto che abbiamo dentro l'aperitivo, insomma. Una volta. E un consiglio, ogni tanto quando state bevendo questo aperitivo, ogni tanto, una volta solo perché ce n'è una, ma mangiate la giuggiola. Sì. Perché aggiunge alle sensazioni, alle emozioni sensoriali, quello sprizzo di croccantezza che è una cosa stupenda in questo aperitivo, perché per esempio se ci fosse l'oliva sarebbe più morbida, mentre la giuggiola è più croccante e quindi mi dà questa emozione tattile in bocca, che oltre al senso di acquosità, di liquorosità, al senso di freschezza che noi abbiamo in bocca, ci dà questa croccantezza che ci aiuta a ricordare questo aperitivo. Bene, allora il troppo ghiaccio a volte è un bene o un male? Facciamo rispondere alla bartender, prego. Diciamo che al bar, caro Gianni lo sai, anche caro Angelo lo sa, tanta gente viene e chiede: mi fai un aperitivo con due cubetti di ghiaccio? Ah boh, io mi rifiuterei a dire la verità. Però il cliente ha sempre ragione, dice, o quasi sempre. Mi rifiuterei di metterlo? No, mi rifiuterei di mettere due cubetti. Io lo riempirei il ghiaccio, il bicchiere, scusate. Perché poco ghiaccio anacqua, tanto ghiaccio rinfresca e mantiene. E mantiene il volume alcolometrico, giusto? E più che altro non anacqua, non perde di colore, non perde di sapore e tutti lo assapori fino alla fine come l'hai ordinato. Ecco. Hai capito il bartender? Lo sapevo. Ma noi qui abbiamo una bartender. Un'altra filosofia. Io pensavo il tanto ghiaccio, quindi porta meno prodotto. Esatto. Meno prodotto. Ma vedi, è un po' è vero. No, ma però Stefano. Però metropolitane un po' antiche, purtroppo. Comunque Olga ha sicuramente detto il giusto, molto ghiaccio anacqua, mantiene la persistenza, il tenore alcolico e vorrei aggiungere una cosa, siamo qui oggi, è anche una giornata molto calda, è bello è bello rinfrescante e gradevole questo drink. Voglio far lavorare la vostra mente, il vostro pensiero a questo drink
ordinato in un momento magari invernale. Ah, bello. Come vi può sembrare? Con questo tenore alcolico, con questa complessità di aromi e di profumi, anche in versione invernale. Lo trovo magnifico. Meraviglioso. Bene, mi ha aperto la mente. No, ma vedi, mi ha aperto la mente. A volte, Davide, Stefano dice: ma metta due cubetti, giustamente. Io ho sempre pensato: ho sete, voglio bere, voglio rinfrescare. Mi riempiono il bicchiere di ghiaccio e dico: non bevo, bevo niente, bevo poco di quello che ho ordinato. E invece no, vedi? E invece, ma un po' sì, dai. No. I volumi sono diversi, no? Le quantità sono uguali. Semplicemente che la forza, se dobbiamo pensarlo logicamente, la forza del ghiaccio di creare un blocco e di fermarlo là è maggiore alla forza di due cubetti, diciamo. Cioè, però vediamo che il calice è bello ampio, no? Sì. È una coppa molto ampia. Quello una volta è c'erano i bicchieri anche un po' più piccolini. Sì. No. Quello è vero. Quello è vero, ma il cliente se lo vuole con due cubetti, lo facciamo con due cubetti, però dopo un po'... No, ma adesso che ho capito... Niente due cubetti, Stefano, che niente. Scusa, Olga, faccio riempire. Sì? Noi lavoriamo su delle idee di grammatura. Ah. Quindi noi abbiamo la ricetta esposta, come in tanti hotel si vede di solito il barman consiglia, è un ripercorso, diciamo, di cocktail internazionali, per esempio, dove abbiamo delle grammature che devono essere identiche a un drink che si beve a New York. Quindi il ghiaccio è una base di preparazione nostra per realizzare il drink. I due bicchiere, così la vediamo meglio. I due cubetti di ghiaccio, giustamente come diceva Olga, tante volte ci troviamo al bar di prendere l'aperitivo, neanche il tempo che il cameriere ce lo ponga, ce lo offra, che il ghiaccio comincia a galleggiare e si scioglie, neanche la soddisfazione di un drink. Ma poi vai ad annacquare comunque, ecco, il prodotto, no? Pensi lei nelle sale da ballo, per dire, che purtroppo in questo momento è quasi un po' difficile parlarne, però i due amanti che vanno in pista, marito e moglie, che poi tornano, trovano il drink un po' così anacquato, perché due cubetti, tre cubetti anacquano il drink. Invece la specialità rimane quando, come diceva la mia collega Olga, la si va a bloccare. Quindi molto più ghiaccio, Stefano, blocca lo sciogliersi dei due cubetti. Ecco. Il signore d'altri tempi, un signore d'altri tempi, parla di amanti. Ecco, io volevo aggiungere, e spero che Angelo mi dia conforto, che questo non vale quando bevi la famosa bevanda nera o quelle bevande frizzanti. Vabbè, dove nei ristoranti ti riempiono di ghiaccio. Sì, vabbè, ma quella è un'altra cosa. un'altra cosa. Cioè, stiamo parlando di cocktail, quindi stiamo, Stefano, di cose serie. Esatto. Quindi signori, godiamocelo. Godi, godi, un buon godi a tutti. Allora, scusi comandante, abbiamo pronto il collegamento con Titano? No, o... perché ho dei problemi tecnici. Beh, problemi tecnici, niente. Allora... Vabbè, leggimi tu la mano, dai. No, non ti leggo la mano perché non sono cartomante. Allora, facciamo così, facciamo sempre lo stesso, un po' di pausa, perché vi porto... Senta, adesso. Senta, se la portassi io a pedalare? A pedalare, no, andiamo a andiamo a questo caldo qua, no. A fame, le è venuta fame. No, andiamo al Parco Hotel, andiamo al Parco Hotel dove ci aspetta la Lidia. Abbiamo appena bevuto l'aperitivo. Allora, abbiamo la nostra Lidia che anche oggi ci prepara qualcosa di importante, quindi il tempo di mettermi in giacca, pronto per prepararvi un po' tutto, e vediamo oggi di cosa vi parliamo e di cosa vi, soprattutto, vi facciamo godere di buono. Quindi godì è il nostro aperitivo e godiamoci anche questo bel filmato proprio dal Parco Hotel. Prego. Sto facendo un po' una scelta di ingredienti per oggi, perché non sapevo se utilizzare i pelati, se prendere il latte, se prendere lo zucchero a velo, insomma
qualcosa oggi vi combina. Ma certo che abbiamo una chef, ma io faccio l'aiuto chef, e quindi Lidia mi ha detto vai in Cambusa e vai a vedere che ingredienti scegliere, e me li ha fatti scegliere giusti. Quindi intanto saluto Davide, che abbiamo già tutto pronto. È tutto pronto, allora, sono qua pronto con voi, quindi ricordo che siamo sempre, siamo sempre nel tuo hotel, al Park Hotel di Avano Terme, via Flacco, dove siamo proprio all'interno della cucina con la nostra cuoca. Perché se ti dico chef, puoi dire con la nostra cuoca che fa da insegnante anche a me. Quindi se imparo io, imparate anche voi. Oggi cosa prepariamo di buono? Allora, oggi prepariamo un dessert leggero, perché facciamo una coppetta di mascarpone. Proprio leggero leggero non è, però è un dolce goloso estivo, perché abbiamo le fragole. Sì. Ci mettiamo all'opera, così ve lo illustro. Sì, insomma, abbiamo capito, cara Lidia, che tu oggi vuoi prenderci proprio per la gola. Oh, ma non solo me, ma anche i nostri telespettatori. Quindi il tuo aiuto cuoco oggi, dove ti dà una mano, dove ti darà una mano, dimmi. Abbiamo preparato delle fragole, sì, già lavate precedentemente. Bellissimo. 4 le ho tenute da parte per la nostra guarnizione. Poi abbiamo del mascarpone, 250 grammi. 100 g di zucchero a velo diviso in due parti, sì, e 200 ml di panna. Sì, il dolce non è leggerissimo, però è molto goloso. Immagino, dopo noi come sempre andremo a fare un buon assaggio. Allora, da dove partiamo lì? Partiamo, ti faccio grattugiare il nostro limone. Iniziamo allora con grattugiare il limone, la buccia, giusto? La buccia, solo la buccia. Solo la buccia, benissimo. Non serve tantissimo, è solo per dare quella nota di freschezza alla nostra crema, al mascarpone. Tu dimmi quanto, che io poi dopo. Ecco, attenzione a non grattugiare la parte bianca, cerca di andare intorno. Sì. Ecco, perfetto. Guidami, che così facciamo vedere anche da casa. Ecco, io quindi nel frattempo pulisco, sì, le nostre fragole. Perfetto. Perché quindi poi le andremo a frullare. Perfetto. Vedete che togliamo il picciolo verde, le avevo già lavate precedentemente, sì, tolgo solo il picciolo e le metto nel nostro frullatore. Con il limone che avevi grattugiato, sì, lo tagliamo e ci facciamo un poco di succo che andrà ad aggiungersi alle nostre fragole. Quindi limone e fragole, che come si dice è proprio la sua morte, perché è buonissimo, insomma. Creeremo una purea che poi farà da bagna per i savoiardi. Io ho preso i savoiardi, però potete usare qualsiasi altro tipo di biscotto, o anche, per esempio, adesso abbiamo qualche pezzo di colomba avanzata, se senza canditi, senza cioccolata, si potrebbe anche usare quella, giusto per avere uno strato di biscotto da utilizzare sul fondo della coppetta. Ecco, quindi ascoltate questi consigli, perché è importante, sicuramente a casa avrete o della colomba avanzata, magari dei biscotti che siano secchi, che poi dopo vengono praticamente andremo a bagnare con questa purea fatta con le fragole. Perfetto. Ecco, tagliamo a pezzetti le nostre fragole. Quindi adesso le prepariamo per essere praticamente tritate, frullate, tritate, insomma. Prepariamo una purea abbastanza liquida, perché aggiungiamo anche il nostro succo di limone. Sì. E dello zucchero a velo, che utilizziamo più che altro perché si scioglie facilmente e non restano quei granuletti di zucchero, se no si potrebbe anche usare lo zucchero semolato. Certo, quindi adesso abbiamo versato il limone, lo zucchero, benissimo, e andiamo a frullare il tutto. Ecco, quindi vedete che è tutto in diretta, non potete sbagliare. Ecco, la nostra purea è pronta. Quindi si fa anche molto presto, poi insomma, con i frullatori di oggi, insomma, si fa quasi tutto. Prendiamo i nostri savoiardi. Sì. Intanto ne prendiamo 4. Penso che ci basteranno. Li tagliamo a metà. Ah, quindi il savoiardo va tagliato a metà. Sì, solo perché ho la coppetta, è abbastanza piccina. Ah, ecco, ho preparato 4 coppettine. Sì. Adagiamo i nostri savoiardi nella coppettina. Ecco, ne va messo uno tagliato in due per ogni coppetta, giusto? Esatto. Ecco, quindi spieghiamo anche da casa, che è molto facile da fare, vedete? Sì, è un dessert che va fatto veramente in pochi minuti. Noi lo stiamo facendo letteralmente in diretta e vedete bene che è un'operazione che va fatta in pochissimo tempo. Adesso versiamo la nostra composta di fragole. Ecco, su ogni coppetta.
ecco, quasi a praticamente coprire qua. Li copriamo tutti e i savoiardi sono fatti di un impasto che assorbe moltissimo l'umidità, per cui si inzupperanno. Fatto questo, passiamo alla preparazione della nostra crema. Ecco che questo è un altro lavoro che dovete stare molto attente come viene preparata, perché qui abbiamo zucchero a velo. Abbiamo zucchero a velo. Sì. La nostra panna. Che va versata qui. 200 millilitri. E a questo punto adesso vedete cosa riusciamo a fare. Ecco, io inizialmente frusterò a mano, proprio perché se comincio a frustare con il frullatore elettrico mi schizza dappertutto. Ah, ecco, vedi, questa è un'altra cosa. Ecco, per quanto tempo dobbiamo fare questo? No, questo è solo per amalgamare, diciamo, amalgamare lo zucchero e cominciare un... Ecco, spiegami una cosa, perché abbiamo messo la panna con lo zucchero velo e poi dopo utilizziamo anche il mascarpone? Perché diventi... è per sciogliere lo zucchero nella panna, poi amalgameremo anche il mascarpone. Quindi questo è un lavoro che deve essere fatto, come vedete. Non deve essere fatto a mano necessariamente, però se io comincio subito con il frullatore... Spruzziamo dappertutto. Vabbè, ma basta un attimo, quindi avete visto, una volta che si è amalgamato lo zucchero con la panna, il gioco praticamente è fatto. Come direbbe qualcuno, sembra facile, però bisogna saperlo fare. Quindi qui al Park Hotel vedete, ecco, sono tutte degustazioni che potete sicuramente poi anche chiedere quando venite o quando verrete qui, per non solo per una vostra vacanza, perché ci sono in tanti che ci seguono nelle nostre 8 regioni, ma anche se volete trascorrere una serata, una giornata, un qualcosa di particolare, gustando anche dei piatti che sono veramente dei buoni piatti, qui avete la possibilità di farlo sia al Park Hotel e sia all'Hotel Sole, che sono due punti importanti e strategici soprattutto di Abano Terme. E quindi è un invito che noi vi facciamo proprio a venire qui. Ma seguiamo direttamente adesso la nostra Lidia. Il nostro mascarpone al limone grattugiato che avevi preparato, Davide. Quindi va messo sempre nella frusta e messo tutto assieme, giusto? È messo tutto assieme, sì. La nostra panna che abbiamo montato è semi montata, non è proprio montata ferma. Però è abbastanza densa, quindi... No, se la montassimo troppo ferma poi il dolce risulterebbe granuloso e troppo compatto. Invece in questo modo... Ecco, questo poi dopo va servito come semifreddo o può essere anche... No, tenuto in frigorifero. Tenuto in frigorifero. È una coppetta fresca, estiva. Proprio estiva, insomma. Fine proprio. Pasto, molto leggero. Certo. Ecco. Quindi adesso stiamo mescolando tutto, quindi mascarpone, la panna montata con lo zucchero vero. E il limone grattugiato. E il limone grattugiato. Ecco, una volta che abbiamo amalgamato per bene tutto... Eccolo qua. La crema è pronta per essere messa nelle coppette. Prendiamo una sac à poche o queste usa e getta che sono molto pratiche. Ma se me la vuoi tenere così. Ci mettiamo anche la nostra bocchetta. Ho una bocchetta liscia. Sì. Un attimo solo. Ma se volete potete utilizzarne anche una zigrinata a stella che possa poi... Ecco, quindi andiamo a introdurre tutta... Crema. Ah, che meraviglia. È da mangiare con gli occhi, credimi. A questo punto... Siamo pronti per andare a guarnire proprio... Coppette. Ah, che sicuramente prenderanno... Ecco, guardate, guardate la meraviglia della composizione, che è fatta semplicissima. Quindi due savoiardi, le fragole che sono state praticamente triturate... e la preparazione che prima Lidia vi ha detto, quindi ecco. Per guarnizione andremo a mettere... Le famose quattro fragole che hai detto le teniamo per dopo, quindi andiamo a preparare anche queste. Taglio le mie fragoline. Ah, ecco, le vai proprio a... incidere per lungo. E le teniamo proprio per intere così, senza... Le teniamo per intero. Guarda, togliamo il picciolo perché poi abbiamo un po' di menta che... Sì. Lo togliamo il picciolo che...
poi in bocca non è gradevole. Ah, eccolo qua. Mettiamo la nostra... Che meraviglia! E questa è praticamente? È una foglina di menta. Di menta. Di guarnizione. Ecco, guardate, ecco io ve la faccio vedere proprio... Ma... Sì. Nel complesso sono anche più gradevoli da vedere. Ecco, gli mettiamo sempre la sua foglietta di menta con la preparazione, come vedete è semplicissima, togliamo via tutto. Ecco, lavoro finito. Quindi questo dolce, questo dessert qua sarebbe dessert mascarpone fragole? Sì, com'è? Una coppetta al mascarpone con le fragole. Benissimo, e allora sapete cosa facciamo? Noi ci vediamo domani, come sempre, qui puntuali alla solita ora, qui su chiaramente dal Park Hotel, anzi dalla cucina del Park Hotel, con la nostra bravissima cuoca, oggi pasticcera però, oggi si è diventata pasticcera, ma ne vedremo come si soldino delle belle con la nostra Lidia e con tutti voi. Ci vediamo domani, sempre qui. Grazie. Eccoci qua, tornati ancora assieme, quindi ringraziamo anche la presenza di Stefano Mion che ci è venuto a trovare, che così ha voluto provare proprio il nostro godì, questo gran bel aperitivo insomma delle terme, e grazie soprattutto anche a Olga che ce li ha preparati. Prego. Primo testimonial del godì delle terme. Del godì delle terme, quindi ha tagliato praticamente il nastro di partenza, quindi grazie caro Stefano. Allora adesso vi facciamo, sì. Adesso vi facciamo vedere Olga che prepara un aperitivo singolo delle terme. Sì. E per dirvi che a Venezia, dove lei lavora, sarà disponibile fra una quindicina di giorni, sarà possibile andare ad assaggiare l'aperitivo. Sì, un momento, finito, scusa, lei lavora a Venezia, dove? Fagli dire. Finito di preparare l'aperitivo, lei ci dirà dove andare a Venezia. Oh, così insomma sappiamo anche dove vai, trovare. Olga. Prego. Allora, no, allora ci vuole il microfono perché sennò io gli faccio da asta, prego. Grazie, ve lo prego. Preparo stavolta direttamente nel bicchiere, come verrebbe preparato ai nostri grandi posti di lavoro come il bar, no? Il banco bar. Allora, 20 ml di bitter luxardo, 20 di brodo di giuggiole di acqua di Petrarca, ecco qua, poi 20 di antico luxardo, la marasca, esatto, la marasca. Famosa marasca, bravissimo. Dopodiché andiamo a mescolarlo un po', ma che bello, come abbiamo fatto prima nel mixing glass, ora lo facciamo direttamente nel bicchiere. Dopodiché gli diamo il splash di sfumato dei coleogani, sempre del territorio coleogani. Il serprino. Sì, esatto, il serprino, che lo porteremo anche a Venezia, perché non può mancare nulla a Venezia, eh? Brava. Eccoci qua. E mescoliamo senza agitarlo troppo, perché sennò perde di effervescenza, cioè di anidride carbonica. Dopodiché lo decoriamo con la nostra arancia, giugiola e foglie di alloro. Ed eccoci qua il drink che lo potete trovare anche a Venezia, all'Hotel Saturnia, vicino a San Marco. E ovviamente non può mancare anche la nuvola. Eh beh, insomma, la nuvola la ci nuvola sta. È che aspettavamo che tutti ci dicessi dove. Ma vi devo, Olga, lasciare un po' in sospeso. Gli angeli vivono nelle nuvole. Esatto, gli angeli vivono nelle nuvole. La nuvola ci sta. Ci sta. Ah, perfetto. Vi aspetto a Venezia. Bene, prego Michele. Cin cin, evviva. Bene, bene. E quindi lei Saturnia è abilitata a fare questo aperitivo perché lo conosce, e quindi se andate all'Hotel Saturnia a Venezia trovate la bellissima Olga che vi prepara un stupendo godì.
Goody. Molto volentieri. Beh, insomma, oggi devo dire che abbiamo creato qualcosa di veramente bello, unico e fino a per questo momento esclusivo, ma poi dopo, ma certo, poi diventerà praticamente per tutti, ma soprattutto è il cocktail delle Terme Eugane. Quindi da oggi potete richiederlo nei vari hotel, nelle varie cose. Chiaramente dovranno un attimino... Non subito, perché dobbiamo fare praticamente la parte della formazione. Allora ci vorrà un periodo di tempo, un lasco di periodo, perché noi dobbiamo chiamare i nostri addetti ai lavori, certo, divulgare come si farà, come ha fatto vedere la Olga adesso, e da lì in poi potrete trovarlo nei locali. Insomma, noi vi daremo una mano sotto l'aspetto... Lo comunicheremo quando ci saranno. Ecco, quindi noi poi dopo lo promuoveremo, certo, tramite i nostri mezzi, certo, e quindi daremo ampia, devo dire, proprio visibilità. Il Caffè TV 24 è stato l'apertura, perché l'apertura esclusiva l'abbiamo avuta, esatto, da domani in poi cominceranno a uscire sui giornali, sui comunicati, eccetera. Ah, insomma, quindi diciamo che... Da qui è partito il godì. Questo è l'inizio del godì. Ah, l'aperitivo di Coliuvani. Quindi una dolce attesa per godere il nostro godì. Direi proprio di sì. Quindi vedete che ogni giorno ci sono sempre programmi, appuntamenti, cose esclusive che magari non vanno a ripetere o a copiare o a scopiazzare. Ecco, il bello proprio del nostro appuntamento qui a Caffè TV 24 è questo, cioè portare qualcosa che non trovano da altre parti. Quindi è il bello anche di seguirci ogni giorno, quindi sempre con tanta, devo dire, semplicità, ma anche con la facilità di uno dice aspetta che giro, aspetta che vado dentro nel sistema digitale, vediamo oggi che cosa ci offrono. Quindi è una gran bella opportunità e siamo qui per ringraziarvi anche a nome del nostro editore Massimo Righetto, che soprattutto apprezza molto queste belle novità e queste curiosità che portiamo e che poi dopo, insomma, secondo me sarà un po' esportato in tutto il mondo, perché poi, esatto, un aperitivo quando funziona poi va un po' dappertutto. Quindi ne siamo orgogliosi, di non dire che magari l'erba del vicino è sempre più verde, ma che insomma che anche noi abbiamo fatto qualcosa di importante. E poi insomma anche con la presenza del presidente dell'ASCO ne siamo veramente molto ma molto orgogliosi, nonché poi di tutti gli altri ospiti che sono venuti a trovarci quest'oggi. Michele, quindi... No, io volevo solo aggiungere, sì, la bellezza delle Terme Eugane, nella quale potete trovare tantissime cose da visitare, trovate le terme, trovate l'aperitivo, il godì, e trovate da mangiare qualcosa di particolare come i bigoli di Monterosso. E fare shopping. Quindi un insieme di shopping. Prima lo shopping e poi il bere e il mangiare. Prodotti tipici, bere e mangiare. Se mi permettete anche un po' di relax, ci sta. Certo, insomma, bene, questi alberghi, certo, sono relax, bellissimi. Shopping, bere e mangiare. Insomma. Abbiamo anche alle terme la nostra chef lady, che ha vinto il concorso delle chef lady d'Italia, ed è proprio ad Abano Terme. Quindi non ci manca nulla. Le terme sempre ai massimi livelli. Allora, se ci fosse qua Mike Buongiorno direbbe concludendo, cari amici ascoltatori, e tu vuoi concludere? Prima il nostro regista parlava di bici, stupendi i percorsi con la bici da fare sui colli Eugane. Anche i percorsi di bici, quindi... Ma concludendo, sì, mi alzo anche se barcollo, e concludendo io inizio col ringraziare la nostra bar lady Olga, sì, il nostro bartender Gianni, il nostro giornalista Maurizio, grazie a voi, il nostro presidente dell'ASCOM Claudio e il nostro AB Professional. Grazie Angelo. Bene, io ringrazio invece Michele, che come sempre ci porta tanti e tanti ospiti. Gli ospiti sono stati con noi quest'oggi, coloro che collaborano sempre con noi, quindi che cercano in qualche modo ogni giorno di portare avanti il nostro programma, che sono i nostri tecnici interni e esterni, la nostra redazione, il nostro Titano Pisani, insomma, quindi come diciamo noi, di tutto di più. Noi vi diamo appuntamento domani, perché anche domani ci sono come sempre tante novità. Poi sapete che la nostra redazione, quindi che ringrazio sempre, lavora per portarci sempre servizi, cose nuove, innovative. Insomma, chi ci segue non trova il solito programma, come avrebbe detto Sandra Mondaini, che noia, che barba, perché è sempre quello, oppure cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella. Con noi ogni giorno c'è sempre qualcosa di diverso, per quello che siamo un programma e una televisione che è in crescita, che non lo dico io, ma lo dicono i dati di ascolto. Quindi grazie per aver scelto ancora una volta Caffè TV 24 e grazie al mio co-conduttore Michele Pigozzo, che ci porta a conoscenza di questi bei ospiti. Bene, io non posso far altro che, sì, ringraziare Davide, il conduttore,
che ringraziare il nostro comandante che è alla regia. Il nostro Davide Maggiolo. Il nostro Davide Maggiolo, ringrazio Massimo e vi aspetto a tutti gli appuntamenti nei quali io sarò presente con qualche ricetta, con qualche novità e prossimamente con i produttori di queste magnifiche eccellenze. Sostanze, volevo dire, ma sono dei magnifici liquori, esatto. O vini del territorio dei Colli Euganei. Quindi andiamo a trovare i nostri amici della Luxardo, quindi faremo un salto proprio da loro e non solo. Scarpone. Quindi ne vedrete proprio delle belle, anzi vi accompagneremo come di solito noi facciamo mano per mano alla scoperta di questi posti, di questi luoghi e di queste, devo dire, proprio prodotti che sono classici e caratteristici del nostro territorio. Bene, grazie a tutti, noi ci vediamo domani puntuali come sempre qui a Caffè TV 24. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Antenore, più energia per il futuro. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, Abano Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva. Cure inalatorie, insufflazioni, inalazioni e fangoterapie, con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e otorinolaringoiatria. Convenzionato USL, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole, aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049 866 96 71. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, via Flacco 31 e 72, Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. Caffè TV 24 da oggi è visibile nelle province della Lombardia sul canale LCN 112 e sul canale 221 in tutta Italia. Non perdere la sintonia. Cerca in Lombardia Caffè TV 24, la TV del Nord Italia. Canali 112 e 221 del digitale terrestre, anche in HBB TV. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, Web Streaming.